Buonasera e benvenuti a Capitol. Questa sera parleremo di due argomenti molto importanti per gli italiani, ovvero della lingua inglese sulla quale come vedremo il nostro Paese ha diversi problemi e poi parleremo di sicurezza online. Quindi seguiteci perché eh, ascolteremo la voce di esperti al riguardo che ci daranno molti consigli pratici. Partiamo dunque dall'inglese, sappiamo che è molto importante, ormai lo sanno tutti, parlare bene inglese, ma in Italia abbiamo delle difficoltà. La situazione negli ultimi anni è un po' migliorata grazie a delle scuole sul territorio, scuole di alto livello. Ne sono andata a visitare una, vediamo il servizio. Siamo qui al British Center, una delle quattro sedi di Roma di questa storica scuola di inglese presente sul territorio da più di 25 anni. E siamo con Marica Marsili. Ben arrivati. Grazie. 25 anni di storia, cosa rende una eccellenza la vostra scuola? Noi diciamo che accompagniamo i nostri studenti a partire dai 4 anni fino anche ai 80 anni. Ah, caspita. Esatto, in quelli che sono i loro obiettivi linguistici, quindi cerchiamo proprio di disegnare dei percorsi su misura per renderli quanto più possibile autonomi. Quindi anche se sono un adulto e magari non ho mai studiato inglese e parto da un livello bassissimo, se non proprio a zero, posso comunque rivolgermi a voi senza problemi. Certo, noi la l'affideremo certamente a un nostro insegnante, okay. farà un primo incontro gratuito, senza impegno, che le permette di valutare appunto il livello di partenza, ah, scegliere con lui il programma e fare anche una lezione di prova. Ok, quindi una lezione di prova. Come possono prenotare i nostri telespettatori questa prima, questo primo incontro gratuito, questa prima lezione gratuita? Anche per capire un po' come stanno messi, certo. se c'è speranza anche per loro, ma mi pare di capire che ce n'è per tutti. Insomma. Sì, 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 sì. E si può o telefonare al nostro numero verde, ah, 840 40 42 oppure andare sul sito www.britishcenter.com Benissimo. Marsilio, abbiamo parlato degli adulti e dei bambini. Da adulto mi vengono in mente delle domande, sì. per esempio per uno che ha uno stile di vita come il mio, un professionista, e magari ha degli impegni improvvisi, poco tempo, come si riesce a conciliare lo studio in età matura a il lavoro e la famiglia? E uno dei nostri punti di forza è proprio la flessibilità Bene. che le permetterà di scegliere ovviamente l'orario, i giorni del percorso, la eh, frequenza settimanale, quindi una, due volte o anche tutti i giorni. Quindi in base ai suoi impegni cercheremo insomma di aiutarla. Molto bene, se non posso venire quante lezioni posso perdere? Non c'è un numero, nel senso che tutte le lezioni possono essere sempre recuperate in altri bene. giorni, in altri orari. Proprio perché abbiamo la ripetibilità della lezione durante la settimana. Molto bene, ho visto che ci sono molte aule, poi abbiamo fatto sì. un giro con le telecamere, le vedranno anche i nostri telespettatori. Quindi vi concentrate soprattutto sulle lezioni dal vivo. Esatto. È possibile anche farle online se ci fossero problemi? Certo, assolutamente. Anche lo stesso giorno, se la, lo studente mh, avesse un imprevisto, può chiamarci. E immediatamente verrà inviato un link per il collegamento online, sempre in diretta con il proprio insegnante. Molto bene, quindi diceva lezioni individuali oppure aule? Sì, in classi, piccoli gruppi, diciamo, diciamo noi mh, sono realmente piccoli, sono okay. 5-6 persone, ah, divise ovviamente per livello, perché quello è importante. Anche come programma si può scegliere un General English per mh, migliorare le proprie competenze personali oppure anche un international exam, quindi proprio esami Cambridge, perché noi ah, accompagniamo okay. gli studenti sia nella preparazione che per sostenere proprio l'esame. Silvia De Martini può spiegarci come funziona il metodo British Center? Allora, il nostro metodo è basato sulla conversazione, quindi sull'acquisizione di vocabolario. Il che permette ai nostri studenti di acquisire scioltezza e eh, appunto la lezione è basata per un 75% proprio sulla conversazione. Va ah, bene, quindi la maggior parte del tempo gli studenti di ogni età, abbiamo detto prima, possono conversare e questo sì. è anche, fa tutta la differenza, mi corregga se sbaglio, fra chi studia da sé, magari a casa con un'app o con un video e chi invece viene. A scuola. In presenza, certo, assolutamente confermo. Silvia sì, io mi metto nei panni di molti miei coetanei o anche adulti più grandi che hanno studiato molti anni fa e che oggi magari non hanno molta voglia di rimettersi in gioco anche per imbarazzo, se non sono più un giovanotto che vado a fare magari un test, un esame. Come riescono a superare questi blocchi del tutto naturali? e allora la cultura della scuola mh, prevede uno staff molto preparato accogliente e sorridente quindi messo, pronto a, a venire insomma a far fronte a qualsiasi esigenza dei nostri studenti bene, bene. sì quello che ho visto è che veramente mettete a loro agio chiunque venga questo è importante quando si parla appunto di apprendimento di istruzione soprattutto con chi ormai un po' arrugginito, insomma, magari come me. E quindi 25 anni e più di storia lo fanno, insomma, tutte queste cose che ci avete detto, queste caratteristiche che vi rendono speciali, insomma non è un caso che da più di 25 anni siate un punto di riferimento a Roma. Assolutamente siamo molto attenti per i nostri studenti e cerchiamo di agevolarli anche per quanto riguarda i prezzi e ah le beh. modalità di pagamento effettuiamo una rateizzazione anche per i nostri corsi oh, che è sempre possibile senza finanziaria né interessi. Ah bene quindi anche senza finanziamento insomma quindi sì. una scuola per tutti insomma. Per tutti. Grazie mille. <ride> Grazie. Davide Lonardo, British Center non è solo una scuola dal vivo ma anche online come si concilia questo con l'approccio basato sulla conversazione di cui abbiamo parlato prima? Il nostro approccio è online, è basato come se gli studenti fossero qui in sede e quindi la lezione è interattiva e non è video registrata. Sì, okay. E questo è un nostro punto di forza perché ci differenzia dalle altre scuole, proprio perché eh, se lo studente non riesce a venire a frequentare in sede diamo l'opportunità di recuperare online la medesima lezione nella stessa settimana. Bene, quindi possono recuperare facilmente. Esattamente. Grazie mille Davide. Bene, abbiamo ricevuto molte informazioni su questa scuola. In studio intervisterò un altro membro dell'azienda per parlare un po' di come sta oggi l'Italia a livello di inglese, quindi facciamo un po' un esame al paese e anche a livello aziendale cosa significa far imparare l'inglese ai propri collaboratori. E siamo qui in studio con Vittorio Laconca, direttore commerciale di British Center. Benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito, dottor Fedurini. Vorrei anzitutto dire che prima di essere un manager di questa scuola sono stato uno studente, quindi ah, posso bene. tranquillamente testimoniare quanto di buono i miei colleghi nell'intervista che è andata in onda poc'anzi hanno, hanno detto. Bene, molto bene. Un direttore commerciale che. Approvato per primo il servizio, è assolutamente l'ideale eh, in credibilità e in coerenza. Eh, La Cocca, io vorrei commentare con Lei un dato. Mettiamo il cartello 1 cortesemente sul livello della scuola della lingua inglese in Italia. Secondo una classifica dell'Osservatorio Cultura Lavoro, l'Italia è al trentesimo posto su 34 nell'apprendimento della lingua inglese e dei giovani, soltanto il 19,7% dei neodiplomati italiani lo sa parlare, come recentemente riportato da True Numbers. Eh, vuole commentarci questi dati? Sicuramente, dottor Venturini, sono state spese tante parole in merito a questa situazione. La, la popolazione italiana sicuramente non eccelle da questo punto di vista, come po abbiamo potuto notare dai dati. E, e' altresì vero che, um, come dicevamo all'inizio, il, il nostro istituto eh, si propone come una soluzione per questa problematica, anche perché eh, nel corso degli anni, sulla base di quelle che sono state poi le esperienze che ci hanno visto eh, coinvolti, abbiamo potuto analizzare quella che è la situazione. E siamo giunti ad una conclusione, sostanzialmente il problema principale che riscontriamo è una conoscenza della base teorica della lingua inglese, sì. ma poi vi è una grossa difficoltà nel, nel potersi esprimere, quindi nell'affluenza. E quindi che cosa è successo? Che cosa abbiamo studiato noi come scuola? Un percorso formativo specifico che come diceva anche la mia collega nell'intervista di prima è basato principalmente sulla conversazione. Attenzione però, eh, non vuol dire questo che le nostre lezioni sono esclusivamente basate sulla conversazione, non vengono tralasciati aspetti come ad esempio la grammatica, che anche certo. essa è fondamentale, l'ascolto, il dialogo, queste sono tutte componenti che vengono poi diciamo, amalgamate per far sì che la lezione sia diciamo, quanto più entusiasmante, quasi come una challenge ecco, per, certo. per, per lo studente. Tutto questo per offrire sicuramente ai nostri studenti, ai nostri clienti, il miglior prodotto possibile. Molto bene, molto bene, quindi grazie a questo approccio abbiamo visto nel servizio che la vostra scuola è presente da più di 25 anni, si riesce per chi appunto vi partecipa a colmare questa... Sì, anche perché ehm, noi comunque strutturiamo dei percorsi ad hoc per ciascuno studente, è chiaro che non viene utilizzata una, una tematica unica, specifica, come abbiamo detto anche nell'intervista, eh, ogni studente comunque partecipa ad un test di ingresso eh, mm -hmm. necessario per verificare il suo livello di partenza certo. e sulla quale puoi basare quello che è il percorso formativo, quindi eh, è importante fare un percorso specifico per ciascun studente per ottenere il massimo del, del risultato. Certo, e questo conferma anche i dati negativi che abbiamo visto prima, ma... Poi il miglioramento che c'è stato e proprio grazie appunto a scuole come la vostra conferma che ehm, non dobbiamo affidarci semplicemente allo Stato, alla scuola pubblica o comunque a qualcosa che dall'alto poi possa risolvere questo problema. Ognuno di noi deve rendersi conto di quanto sia importante imparare benissimo l'inglese oggi. E poi rivolgersi, in questo caso ovviamente, c'è cioè lei, parliamo di voi anche perché vi conosco personalmente, che vi sono venuto a trovare a scuole come la vostra. Riguardo l'importanza del parlare l'inglese, c'è un dato che riguarda il lavoro, tema molto importante, che mi ha stupito. Per il 96% delle aziende, la conoscenza dell'inglese è un requisito fondamentale per assumere. Questo stupisce perché uno dice ma gli italiani non parlano molto inglese invece per lavorare è fondamentale. Riguardo chi già lavora, secondo il 64% delle aziende, chi ha un ottimo livello di inglese può fare carriera più velocemente. La Conca qual è la sua esperienza a riguardo? Cosa ne pensa? La British Center eroga corsi per le aziende da diverso tempo. Molte sono le aziende che ci hanno dato fiducia e continuano ancora oggi a darci fiducia, perché d'altronde chi ci conosce non ci lascia più una sostanza. E' altresì vero che sulla base di, che sono, di quelli che sono i dati che lei poc'anzi ha menzionato eh, è fondamentale avere una buona conoscenza dell'inglese per potersi offrire al mercato del lavoro e per poter fare anche carriera all'interno magari di alcuni contesti lavorativi. Uno specchio di quella che è la situazione diciamo, dell'offerta di lavoro è sicuramente LinkedIn, dalla quale insomma, si può tranquillamente verificare quanto appena diciamo, molte aziende, anzi direi tutte le aziende, richiedono comunque livelli di conoscenza linguistici dell'inglese. Uh, come, minimo di come, come livello di partenza, come minimo il B2, che equiva equivarrebbe al, al first come certificato internazionale. Mm -hmm. uh, questo a testimoniare il fatto che comunque il, la conoscenza della lingua inglese è fondamentale. Noi come azienda aiutiamo anche coloro che si propongono al mondo del lavoro attraverso delle lezioni che simulano delle job interview, ah, bene. anche magari specifiche per quelli che sono i settori in cui in quel momento il candidato si sta, si sta promuovendo. Beh, questo è molto interessante. Quindi, se io, per esempio, su LinkedIn abbiamo fatto l'esempio di questo social per il business, leggo un annuncio, magari anche in inglese come sappiamo, dove viene chiesta appunto una buona preparazione dell'inglese. Io l'ho studiato, però l'emozione del colloquio eh, sono un po' arrugginito e ho paura di perdere un posto di lavoro per il quale sono tagliato perché magari durante il colloquio non riesco a rispondere bene alle domande in inglese. Dunque io posso venire da voi, dirvi qual è anche l'annuncio, qual è l'azienda dove mi voglio presentare, qual è il settore e ci prepariamo insieme. Certo, certo. Bene, bene, questo è molto molto interessante. Ma se eh, un'azienda che ci ascolta oggi ha il personale che eh, dovrebbe parlare inglese o magari si vuole internazionalizzare, si vuole allargare, eh, come può fare? Quindi se ha già assunto delle persone e però questi sono carenti a livello di inglese? È chiaro che anche in questo caso la British Center va incontro a queste, a queste esigenze specifiche perché un'azienda che magari ha al suo interno delle figure che sono importanti, che magari sono lì da tanto tempo, certo. è, è fondamentale quindi che anche, anche queste acquisiscano poi la, quest, queste, queste competenze linguistiche. E noi possiamo aiutare le aziende strutturando dei percorsi specifici ad hoc sulla base delle loro, delle loro esigenze. Lo facciamo da diversi anni, continuiamo a farlo e possiamo erogarli sia in presenza presso le loro sedi. Uh -huh presso le nostre, le, nostre, le nostre aule oppure in modalità online o più comunemente come volgarmente chiamo io online proprio perché eh, anche se attraverso una telecamera Uh, l'interazione tra lo studente e i nostri insegnanti è molto dinamica proprio perché avendo una piattaforma dedicata possiamo tranquillamente uh, interagire con lo studente attraverso magari degli audio da ascoltare delle, dei, dei video piuttosto che attraverso una, una lavagna multimediale, proprio per rendere la, la lezione sicuramente uh, molto dinamica uh, precisa, precisiamo inoltre che comunque non si tratta di uh, lezioni registrate assolutamente, mm -hmm. non c'è nulla di meccanizzato proprio perché per noi il fattore umano è determinante molto interessante. Quindi un'azienda può fare un investimento sui dipendenti per appunto farli crescere nell'inglese e, come diceva, se ha dei manager in particolare che sono ottimi sotto tutte le aree, però sono garanti nell'inglese, anziché cercare eh, magari nuovo personale o addirittura trasferirli, demansionarli, può fare un investimento e far apprendere l'inglese in modo efficace. E' è molto interessante anche quello che diceva riguardo il fatto che andate anche in azienda, in base chiaramente agli accordi che si prendono. In questo modo si può fare anche nell'orario di lavoro se si trova magari certo. uno slot e l'imprenditore stesso o con quei manager possono seguire anche in prima persona. L'andamento delle certo, lezioni. aspetto determinante oltre è il fatto che comunque eh, offriamo un'attività di reportistica ah per le aziende, ovviamente organizzate, e eh, cadenzate sulla base delle loro, delle loro richieste, proprio per monitorare quello che è l'andamento del percorso formativo e per verificare poi eventualmente se ci sono dei correttivi da porre. Bene, quindi un'azienda può chiamarvi per venire in sede, questo significa che anche durante l'orario di lavoro, per esempio, molto spesso i dipendenti non sono felici di andare a fare formazione extra lavoro e quindi si riesce a trovare magari uno spazio, uno slot e in generale si può in questo modo anche controllare. Ma se un'azienda un manda i dipendenti da voi, come fa il manager, il titolare ad essere sicuro che questi effettivamente stiano facendo dei progressi e dunque l'investimento stia portando dei frutti. La Bridges Center offre delle, delle reportistiche cadenzate sulla base di, diciamo, degli accordi che vengono presi con, con l'azienda per verificare l'andamento del percorso formativo e eventualmente se vi sono da apporre alcuni correttivi. Quindi attraverso questa l'azienda può verificare effettivamente se il, il percorso sta andando nella direzione auspicata. Bene, bene, questo è molto importante. Immagino che agli imprenditori faccia piacere. Potrei avere il posto di un investimento che sicuramente gli sarà ripagato molte volte, ne sono sicuro perché abbiamo visto quanto sia importante oggi che i collaboratori parlino bene inglese. Ma tutto questo immagino però abbia un costo importante, costerà tantissimo. Anche riguardo, visto che fate lezioni private, c'è da preoccuparsi? È qualcosa di eh, gestibile? Come, cosa ci dice a riguardo? In realtà dottor Verdurini no, perché diciamo che da sempre la nostra, il nostro obiettivo è stato quello di rendere l'istruzione eh, linguistica fruibile ai più. Okay. Abbiamo cercato da sempre di mantenere un elevato livello di qualità. Sì, infatti a riguardo, se possiamo far vedere il cartello 3 sulla percentuale di successo degli esami di chi studia da voi, che... Eh, L'ho trovata e ho voluto insomma, evidenziarla perché è veramente impressionante. Eh, cosa dice questo cartello? La Conca. Se... Ovviamente i numeri eh, diciamo, parlano, parlano molto di più di tante parole che potrei proferire io qui oggi. Come, come si può notare dal cartello, la percentuale di eh, successo dei nostri studenti agli esami internazionali, eh, che vorrei precisare, si tratta di enti eh, che sono indipendenti. Quindi, comunque, hanno un giudizio del tutto indipendente. C'è una percentuale di superamento di questi esami che si, ehm, che si attesta intorno, anzi supera abbondantemente l'80%. Quindi, a testimonianza del fatto che la qualità del nostro, del nostro, del nostro servizio è molto, molto alta. Eh, tornando al discorso di cui parlavamo poc'anzi, ovviamente questa qualità è, eh, corrisponde comunque ad un prezzo di mercato molto competitivo e quindi questo ci permette di uh, offrire questi servizi ad un ampia, ampio spettro della popolazione. Molto bene, sì, infatti dicevamo da voi che è una scuola per tutti e mi conferma che anche a livello aziendale eh, insomma, i prezzi sono competitivi nonostante la qualità come abbiamo visto sia molto alta. Quindi eh, invitiamo insomma, le persone a, almeno a chiedere informazioni per eh, sapere un po'. Eh, se possono affrontare, ma sicuramente potranno e gli converrà, perché abbiamo visto quanto sia portato a livello appunto, economico, eh, c'è qualcos'altro che vuole aggiungere per far capire un po' qual è... Sì, a, a parte diciamo, l'ottimo rapporto qualità-prezzo di cui abbiamo parlato, sì. è, è altresì evidente il fatto che c'è un aspetto diciamo, che è trainante nella nostra azienda, un, un, un elemento fondamentale che è l'amore e la passione che ciascuno del nostro, del nostro staff a partire da coloro che si occupano del, del desk, a, passando per i vari insegnanti ai vari responsabili, mettono nel lavoro di tutti quanti i giorni. E questo sicuramente eh, non è diciamo, un qualcosa che nasce così in modo spontaneo, ma viene fatto un lavoro dietro. Eh, infatti partendo già a monte nella selezione di quelli che possono essere i candidati da inserire nella nostra azienda, il nostro ufficio ICHAR fa un'attenta selezione di quelli che possono essere i profili che hanno una cultura che si avvicina molto alla nostra, quindi quella di cui abbiamo parlato anche nell'intervista, quindi una, una politica eh, di friendly eh, molto, molto empatica nei confronti del, de, dei nostri clienti. E quindi questo è solo per rinnovare poi l'invito a tutti quanti telespettatori a venirci a trovare presso le nostre sedi qui a Roma che sono tutte vicino alla metro, ah, quindi bene. a due passi eh, abbiamo le sedi di mh, Piazza Bologna, eh, Re di Roma, Cinecittà e una eh, diciamo, eh, in, più in periferia che è eh, a Frascati. Bene, bene, ottimo. E confermo, avendo visitato due delle vostre sedi, che effettivamente l'aria che si respira è quella che ha descritto, c'è cioè veramente uno spirito che ti mette a tuo agio, dunque anche se magari si è sulla quarantina come nel caso mio ma si vuole crescere ancora non bisogna avere alcun timore. Io ringrazio veramente Vittorio Laconca di british Center e noi continuiamo adesso con un altro argomento molto importante. Come vediamo da questo sondaggio, fra le principali paure degli italiani c'è quella di subire un furto di dati online oppure di subire una truffa online. E questo è ehm, un dato che rispecchia effettivamente un problema molto pesante in Italia, dato che il 68,2% delle truffe che subiscono gli italiani avviene online, quindi due truffe su tre. E fanno bene a preoccuparsi gli italiani, dato che un italiano su dieci non riesce a individuare una evidente truffa online. E vi assicuro che quelle meno evidenti, quelle più subdole, quelle fatte ad arte, magari anche con gli strumenti di oggi, come per esempio l'intelligenza artificiale, passano inosservate anche ai più esperti, anche a quelli che sanno utilizzare meglio internet. Per questo eh, stasera parleremo con tre esperti di online, ma in particolare di come difendersi, ma anche di come lavorare in regola online, proprio per darvi dei consigli su come riconoscere i siti ai quali non affidare assolutamente i propri dati o i propri soldi e come, se siete professionisti, comportarvi per non essere assimilati a questi e soprattutto non subire sanzioni o problemi vari. E sono qui in studio con l'avvocato Oreste Maria Petrillo, benvenuto. Buonasera. Che è specializzato proprio in contratti per i professionisti e gli imprenditori digitali. Insieme a lui abbiamo Gio Di Siena. Buonasera. Esperto di marketing. Buonasera. buonasera. E Matteo Santiloni. Ciao, copywriter. buonasera. Buonasera. Allora, internet, signori, non è la terra di nessuno, come molti credevano, e le ultime norme europee e italiane lo confermano. C'è una legislazione a riguardo, anche se alcuni credono che, che non sia così, invece no. Eh, come per esempio l'aggiornamento al codice del consumo, che è molto importante. Avvocato Petrillo, inizio da lei. Eh, perché la necessità di un professionista come lei, appunto specializzato proprio sull'online? Oggi, um, soprattutto durante l'epoca che abbiamo attraversato, l'epoca Covid, quindi, uh, che ha visto più persone stare a casa, lavorare da casa, è andata ad aumentare l'uso uh, delle nuove tecnologie. E con l'aumento dell'uso delle nuove tecnologie ovviamente è aumentata eh, l'e-commerce online, l'economia certo. digitale. Eh, tutto ciò ha portato a dei problemi non di poco conto, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista del consumatore finale, persona fisica. Io eh, mi sono sempre occupato di questo campo, eh, all'inizio ero associato con associazioni, una delle associazioni dei consumatori, quindi ho visto la, la, il primo ramo, il primo mm -hmm. lato. Della, della barricata. No, poi uh, sono passato dall'altro lato quindi a, a difendere uh, gli imprenditori che lavorano nel mondo digital, quindi a creare la contrattualistica ad hoc, uh, consulenza e quant'altro. Uh, quello che spaventa, la, il sondaggio mostrato poco fa è, è reale, è quello che spaventa uh, gli utenti finali è soprattutto essere vittima di, uh, di imprenditori uh, fake, cioè mh, acquistare da un sito dove tu poi non sai realmente chi è l'imprenditore dal quale vai ad acquistare, magari quell'imprenditore è una società estera, quindi se devi andarli poi a richiedere dei soldi eh, non li rivedrai mai perché significa uh, beghe eh, extraterritoriali magari sono a Dubai, sono in azienda offshore dove certo. è solo un avvocato lì ti costa 5-600 euro l'ora, ti costa più l'avvocato che quello che dovresti riprendere. <ride> è chiaro, però mi chiedo, è abbastanza facile capire di essere stati truffati per esempio su un negozio online, un e-commerce perché ordino il prodotto e non arriva oppure arriva un prodotto diverso, ma quando si parla di servizi <ride> o anche di formazione, se l'imprenditore in questione fa grandi promesse sul sito, sui suoi video, e però poi io non ho i risultati che lui ha promesso. Eh, magari è colpa mia come imprenditore e non è colpa di questo eh, fornitore di servizi. In questi casi come si fa a tutelarsi? In realtà la cosa migliore da fare per tutelarsi è avere un contratto, un contratto ah. che preveda, preveda tutto, un contratto fatto ovviamente eh, a regola d'arte, redatto da un professionista legato, un avvocato esperto in queste tematiche. Eh, dove va ad affrontare anche la questione dell'eventuale obbligazione di risultato che, vi, che, vi, che la, il professionista, l'imprenditore ha mh, gridato insomma, online sui suoi canale, me, mezzi di comunicazione. Perché uh, in Italia esistono due tipi di obbligazioni principali, l'obbligazione di risultato e, e l'obbligazione di mezzi. Uh, okay. L'imprenditore che si obbliga a garantire un risultato, quindi ti garantisco di ottenere... 10 uh, clienti oppure 1000 euro in più al mese uh, se poi non dà il risultato di, questo, di questa garanzia uh, dall'altro lato vi è il cliente che sicuramente può uh, richiedere dei soldi indietro uh, ed è per questo che nel contratto uh, solitamente eh, si, si utilizza un'obbligazione di mezzi e non di risultato, quindi okay. ci si obbliga a garantire la, la migliore esperienza tecnica del momento possibile, la migliore expertise che si può avere in quel settore specifico, poi bisogna vedere il settore specifico dell'imprenditore qual è. Uh, perché questo è importante? Perché in Italia non abbiamo un unico tipo di responsabilità, la responsabilità contrattuale, abbiamo più responsabilità, tra cui vi è quella pre-contrattuale, quindi tutti gli accordi uh, che seguono poi alla vendita, se non vi è un contratto. Uh -huh. La lettera di vendita, la, la lettera di presentazione, quella che si legge online, piuttosto che una, un video di presentazione del prodotto, quello è vincolante, perché se non ah. hai un contratto e lì fai delle promesse forti, poi devi vincolarti, a... sei vincolato e quindi poi ti obblighi a, a, a dover dare ciò che promette all'interno di quel video, piuttosto che di quel contenuto audio o scritto testuale. Ah, bene, bene, quindi anche, è molto concreto, anche se magari può non sembrare a chi ignora quello di cui lei ha parlato e adesso invece lo sappiamo, in realtà è molto concreto ciò che viene detto, pesa quanto un qualcosa di, di fisico, insomma. Gli ospiti che ci sono qui eh, lo possono testimoniare. Oggi per vendere devi gridare quanto più forte possibile. No? Chi grida di più esce dalla massa. Certo. È ovvio che gridando di più ti esponi a delle promesse eh, che non puoi realizzare e soprattutto oggi vediamo molti formatori online che sono molto giovani, no? quindi sono, fatti, sono spinti da quella che è l'energia certo. di, di, di un ragazzino, no? che, li vediamo poco più che maggiorenni che uh, si espongono online promettendo risultati adesso e manca tutto. di ogni tipo è chiaro, a proposito Matteo Santironi, lei che è copywriter sì. eh, questo sensazionalismo di cui ci parlava l'avvocato ho, ho puntato qualche claim, poi se, sì. se ne vuole citare qualcuno, anche lei ottieni il tuo primo cliente entro 30 giorni o ti rimborso oppure paghi il costo del corso e in una settimana te lo, te lo ripaghi eh, Santironi, lei che è copywriter, è veramente necessario fare promesse del genere, irrealistiche, sensazionalistiche per vendere? Allora, diciamo subito una cosa, eh, il copywriter di oggi eh, è diciamo, una figura molto più evoluta rispetto a quello che era qualche anno fa. Il copywriter di oggi sicuramente è quel professionista che diciamo, affianca l'imprenditore nel, nel creare dei testi persuasivi, quindi dei uh -huh. testi che devono portare vendite, appuntamenti, eccetera, eccetera, quindi un risultato commerciale misurabile. Dall'altra però deve anche ehm, affiancare l'imprenditore nel creare un'offerta che sia sostenibile. Perché? Perché tutti eh, diciamo, sono in grado di scrivere dei testi, però poi bisogna vedere se eh, diciamo, quello che viene speso in pubblicità poi effettivamente viene recuperato oppure no. Per cui eh, non bisogna solamente saper scrivere in modo persuasivo, ma bisogna anche... Eh, diciamo, avere un approccio molto più strategico, quindi considerare l'offerta, eh, quelle che sono anche le vendite successive, insomma avere un approccio più completo, più strategico. E poi c'è eh, un'altra cosa fondamentale nel mercato di oggi che è tutta la parte legale. Per rispondere alla sua domanda, allora, sicuramente eh, oggi c'è un, diciamo, una prevalenza, almeno in alcuni, in alcuni settori, di un marketing dove vengono fatte promesse allucinanti. Eh, questo perché viene fatto? Perché è sostanzialmente il modo più facile di vendere. Eh, nel senso, più uno spara una promessa più grossa, più certo. uno è bravo, anche questo diciamolo, a mentire e più si attraggono una serie di persone. Ma in passato questo non avveniva. Uh -huh. Nel senso, eh, un copywriter veramente bravo, quindi un professionista molto molto preparato cosa deve fare? Beh la prima cosa è studiare il mercato okay. quindi capire realmente cosa vogliono diciamo i potenziati clienti quali sono i loro desideri i loro problemi e vedere anche quella che è la concorrenza e, e si può benissimo vendere anche senza fare delle, delle promesse irrealizzabili ad esempio eh, una newsletter finanziaria eh, negli Stati Uniti che ha venduto tantissimo sì. Eh, lei pensi che la, la, diciamo, la pagina di vendita aveva come titolo Riuscirà l'India a fermare la Cina? Quindi una domanda che, no? che, diciamo che è intrigante, che non certo. contiene nessuna promessa, ma quella domanda andava ad attirare comunque il pubblico in target. Certo. Oppure eh, un altro esempio straordinario è stato il titolo eh, di una lettera di vendita dove si vendeva un abbonamento ad una rivista di psicologia. Uh -huh. Il titolo era Chiudi la porta del bagno anche quando sei da solo in casa? <ride> ecco, questi due titoli, oppure un altro vabbè, straordinario era Cosa non mangiare mai in aereo. <ride> ecco, tutti questi titoli, e ripeto, sono titoli, quindi casi studio di estremo successo, si basano non su promesse, ma su una conoscenza approfondita del mercato, quindi capire veramente il nostro pubblico di riferimento cosa vuole e poi creare... Eh, diciamo un titolo, una formula linguistica che va a tirare la giusta attenzione. Quindi oggi più che mai, proprio in un mercato dove tutti promettono tanto, chi riesce a studiare bene il mercato, eh, veramente a entrare in empatia con i potenziali clienti, può fare risultati molto molto importanti. Bene, riguardo la persuasione, per chi volesse approfondire, ricordiamo che lei ha scritto anche un libro a riguardo. Sì. Un libro pubblicato da Mondadori che si chiama La, la persuasione nell'era di internet e dove facciamo tutta una serie di, di, di esempi proprio di, di come vendere, di come persuadere eh, senza però eh, fare diciamo promesse esagerate che come ci ha spiegato l'avvocato Pocanzi oggi più che mai possono essere veramente pericolose. Bene, grazie mille. Avvocato Petrillo, oltre alle truffe abbiamo visto sul sondaggio che c'è grande preoccupazione per la privacy sostanzialmente. E c'è un regolamento europeo, che ormai tutti conoscono, anche non addetti ai lavori, come almeno sigla, che è GDPR. GDPR sì. Ha eh, provato a risolvere questo problema, questo regolamento. C'è riuscito, anzitutto, e se vuole spiegare a chi non lo conosce realmente in cosa consiste. Allora, c'è riuscito, faccio io l'altra domanda. Quanto spesso ci sentiamo spiati dai, eh. dai nostri cellulari? Eh, parliamo con l'amico a fianco e la sera ci vediamo quella pubblicità. Mm, è vero. Quindi eh, la, la risposta è nella domanda che ho fatto. In realtà è di pochi giorni fa, la, una nuova multa com, uh, combinata alla, al Facebook sì. di 1 miliardo e 400 mila euro, se non ricordo male, 1 miliardo e mezzo, insomma siamo intorno a quella cifra, eh, proprio perché vi è questa attenzione sicuramente del nostro garante della privacy e a livello europeo per quello che è la privacy poi dell'utente dell finale. Eh, però mh, è sempre eh, più facile aggirarle queste norme, perché è vero che eh, il garante ti va a sanzionare, però quando sono tantissimi siti, mh, siti soprattutto che magari non puntano neanche su server italiani, è anche difficile andarli a controllare tutti. Certo. Come, come, nella fiscalità è la stessa cosa, come fai ad andare a pescare tutti gli evasori? Ci vorrebbe eh, più soldi per... Per esatto. assumere <ride> dipendenti di quelli che riesce a prendere. Quindi sì, è, è difficile uh, tutelare la privacy al 100%. Però in realtà, cosa accade? Accade che andando a mh, rendere sempre più uh, presente la, il garante della privacy con il sì. uh, GDPR, con un regolamento europeo, uh, la legge sulla privacy uh, italiana, con le sue modificazioni e integrazioni. Che cosa accade? Accade che poi si rende quasi impossibile per i piccoli imprenditori, le piccole e medie imprese italiane che lavorano in modo digitale, lavorano in modo onesto. Uh, essere compliant, quindi essere a norma al 100%, è, è sempre più difficile poi andare a lavorare eh, con, con, sul digital. Di questo vorrei parlare con Gio Di Siena, che appunto, è esperto di marketing e aiuta molti imprenditori nel realizzare campagne online. Sì. Se oggi un imprenditore vuole stare in regola, come ci diceva l'Avvocato, quindi anche appunto con il GDPR, eh, questo lo blocca, crea tanto attrito, è possibile ancora fare campagne efficaci pur essendo in regola? In realtà come tutte le evoluzioni c'è chi appunto si evolve e chi si estingue, ma ah, certo. mi sembra anche ovvio che se il GDPR oggi è diventata, lo è, magari qualche anno fa veniva visto come evoluzione, oggi è prassi a tutti gli effetti certo. per chi si occupa di digital marketing, beh, allora bisogna evolversi, mi sembra ovvio. Motivo per il quale proprio quando si hanno a che fare con dei clienti bisogna sempre avere poi figure professionali come degli avvocati che si occupano di contrattualistica digitale, sì. eh, proprio per evitare eh, di avere attriti uno col cliente stesso e due il cliente con i suoi clienti a sua volta. Quindi quello che si consiglia sempre è di avere sempre dei siti web, delle pagine di vendita, dei Cosiddetti funnel di vendita, così come vengono denominati nel gergo, che in realtà poi rispondono a determinati requisiti, quali la privacy policy, termini e condizioni, politiche di rimborso, cookie policy, mm -hmm. che sono elementi imprescindibili oggi per avere un sito online che possa essere quasi inattaccabile da un punto di vista legale. Questo ovviamente è l'invito che faccio a certo. tanti imprenditori, soprattutto che magari non vedono come un'esigenza primaria, mettere a posto i propri siti, proprio perché ci sono tanti peccatori, certo. ma è pur vero che magari poi non vorrei essere l'unico giusto che paga per mille peccatori, quello no, che no, dico certo, sempre ai miei clienti. Quindi sicuramente avere figure, rivolgersi a figure come Oreste, e appunto alla contrattolistica digitale, possono essere sicuramente uno step importante per essere a norma da un punto di vista legale però ci conferma che la giustificazione che danno alcuni che non si mettono in regola alcuni suoi colleghi, sì. ma è impossibile fare campagne rispettando tutte queste Nella cose? Nella maniera più assoluta no anche perché gli algoritmi così come Facebook, Google ovviamente poi si, si, si adattano così come le strategie poi si adattano agli algoritmi no? siamo, eh, siamo persone molto molto resilienti noi marketer e noi che ci occupiamo di digital marketing perché siamo abituati al Cambiamento Proprio eh, dall'inizio, da, da quando siamo partiti anni e anni fa. Quindi, come dire, sicuramente le cose si sì sono complicate, ma è pur vero che. Eh, per ogni evoluzione che c'è appunto bisogna studiare nuove tecniche e nuove strategie diversamente ci si estingue se non si si evolve. Certo, quindi comunque questo... continuando a studiare o affidandosi certo. a dei professionisti. Certo. Allora si riesce ovviamente a fare ottime campagne, anzi forse magari il mercato si libera pure un po' di Assolutamente, da una parte io dico sempre questo è un bene per il semplice motivo che fa un po' pulizia di tutto quello che era appunto magari tecniche un po' criminali di fare sì. oggi marketing e di rivolgersi al proprio mercato diciamo così chiarissimo eh, avete parlato di contratti ok per la privacy non ci blocca se sappiamo come lavorare però avvocato far firmare un contratto a chi deve fare un acquisto online immagino non crea un attrito non rischia di far perdere tante vendite a chi gestisce questi e-commerce ci sono tanti modi per contrattualizzare una vendita. Okay. Noi siamo, uh, pensiamo sempre al contratto standard uh, quando ci si reca dal notaio in maniera ah, certo. molto, molto formale, e, ma in realtà non è così, online è tutto più semplice. Uh, premesso che esistono degli appositi software online okay. dove si va a caricare il documento legale, quindi il contratto, e le firme vengono da remoto, e, quindi su, su vendite più... Uh, quelle definite high ticket, dove sono in ballo diverse migliaia di euro, soprattutto nei servizi, nelle coaching, eccetera, conviene sempre usare un contratto, caricarlo uh, in queste piattaforme e farlo firmare. Però a prescindere da ciò, uh, esistono i cosiddetti termini e condizioni contrattuali, uh, mm -hmm. redatti sempre ovviamente da avvocati esperti, sì. si inseriscono nell'apposita area del sito ad essere dedicato e quando uh, l'utente va ad acquistare, Uh, spunta le caselle di, di aver letto, compreso e accettato i termini e condizioni non solo quelle ma anche poi di aver accettato le clausole vessatorie soprattutto nel B2C quindi quando si va a vendere al consumatore persona fisica uh, ad esempio, un esempio è Amazon no? Amazon non è che ti fa firmare un contratto ogni volta che tu vai a fare un acquisto lì uh, però uh, tu, quando ti, ti iscrivi sul sito di Amazon sei uh, obbligato ad accettare i suoi termini e condizioni contrattuali eh, il problema qui. qual è? Che oggi, torna, a, 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 allacciandomi al discorso della privacy, ci si sofferma molto sulla, sulla privacy, okay? sulla sì. paura che si ha della perdita dei dati, ma anche dal punto di vista dell'imprenditore di avere il suo sito a norma per quanto riguarda uh, il discorso privacy e tutto quello che ne consegue. Ed è giustissimo. Però poi dall'altro lato non c'è quella massima attenzione nell'aspetto nell della contrattualistica o nei termini e condizioni. Ci si basa molto spesso sulla fiducia. Ma la fiducia è un qualcosa che noi abbiamo perso sin dai tempi di Caino e Abele. Cioè, è, è un, si è perso, quando c'è un, uno scambio economico, già lì non, eh, si, si dividono le famiglie su, sull'aspetto economico. Come puoi pensare che due estranei che si stanno conoscendo in quel momento possono basare il loro rapporto sul lungo termine sulla fiducia? È un qualcosa di, eh, si il termine, di folle. Certamente, quindi abbiamo detto che a volte basta una spunta, nel senso non è un contratto, devo certo. firmare e rimandare. Un po' mi viene in mente quello che è successo anche fra i garanti della privacy e ChatGPT che per chi non lo sapesse... Eh, questa nuova applicazione di intelligenza artificiale quando sentiamo parlare di intelligenza artificiale molto spesso oggi ci riferiamo a questo sito insomma, che elabora dei testi molto intelligenti che è stato bloccato per un po di tempo proprio perché il garante della privacy dice ci sono dei problemi eh, cosa è successo lì come l'hanno risolta l'ha sì, blo bloccato se non erro per due o tre mesi se sì. non ricordo male sì. Pochissimo tempo, Open, OpenAI, la società che gestis, gestisce questa chat di intelligenza artificiale, nella quale tu fai qualsiasi domanda e ti dà una risposta tramite questa intelligenza artificiale. Certo. Um, Cos'è accaduto? Che l'intelligenza artificiale si evolve imparando dalle domande che gli vengono poste. Quindi, ti fa, tu fai una domanda, ti dà la risposta e tu uh, scrivi se quella risposta è corretta o meno. Quindi, uh, si educa si perfeziona con l'input che dà uh, l'utente finale. Ebbene, eh, là le problematiche erano diverse, le vado a riassumere in maniera molto uh, succinta. C'era cioè sì, sì. innanzitutto una mancata informazione uh, della, del training che faceva l'intelligenza artificiale con le domande che gli venivano poste. Poi andava a prelevare la, i dati che venivano inseriti uh, e venivano portati su un, in una località extra Unione Europea, che era in America. Per OpenAI, uh, poi non dava l'informativa ai minori di 18 anni che appunto andavano ad iscriversi uh, nel, sul sito della società OpenAI, quindi ChatGPT, uh, mm. non dava l'informativa de, dell'autorizzazione al trasferimento dei dati soprattutto per i, per i minori di 18 anni, poi vi erano anche altre problematiche, però insomma le mm -hmm. ho cercate di le riassumere, in maniera quanto più velocemente possibile e quindi adesso a dover stravolgere l'algoritmo, l'azienda è bastato mettere in chiaro questi punti sì, e quindi sì. una spunta, la dico semplice per mettersi in regola e ripartire. Sì. Ovviamente lì poi hanno, sono andati a cambiare tutto quella che è la privacy policy. Certo, non certo. era a norma. Quindi, sì, la spunta bene. però anche poi ecco, l'atto legale no, sì, sì, di quella sì, è la parte certo, finale. Certo, certo. Chiarissimo, molto, molto interessante, almeno abbiamo anche chiarito a chi ci segue cosa era successo in quel momento. Eh, Matteo Santiloni, dunque un copywriter oggi deve avere una conoscenza non solo della persuasione, come diciamo prima, ma anche di queste questioni, per sì. poter produrre dei testi che effettivamente non creino poi problemi. Un copywriter copiato fa anche questo, su cosa vi state attenti in particolare a al riguardo? Ma allora, innanzitutto noi dobbiamo stare molto attenti a quello che andiamo a scrivere perché e questo eh, il mio amico Gio Di Siena lo sa benissimo, eh, i vari diciamo, ehm, canali pubblicitari, quindi Facebook, eh, Instagram, YouTube eccetera eccetera, hanno diciamo, delle policy molto molto stringenti. Quindi eh, se eh, un copywriter va a produrre dei testi che non rispettano quelle policy, quell'account pubblicitario rischia di essere bannato. Quindi eh, okay. bisogna stare molto molto attenti. Poi c'è tutto un discorso che riguarda anche proprio la, mh, la gestione del, del, del cliente, hm? collegandomi a quello che ha appena detto eh, l'Avvocato Petrila. Allora, io ho una, diciamo, una formula di quattro lettere per definire i, i, diciamo, i quattro grandi motivatori eh, che spingono le persone a compiere le azioni. Ah, Soldi, amore, libertà, status. Amore, naturalmente, comprende anche il sesso, okay. la, quindi SALS. Eh, la prima lettera è se riguarda proprio i soldi. Perché? Perché, eh, purtroppo, eh, quando si tratta di soldi, le persone a volte perdono la testa. Mm? Mm -hmm. Quindi, eh, se tu hai un'agenzia pubblicitaria, ad esempio, e fai un accordo con un cliente, ecco, la stretta di mano non serve praticamente a nulla, ok? Eh, perché, specialmente in un periodo come questo, dove Sempre più imprenditori chiedono un accordo di revenue share, del tipo ok, eh, tu mi fai le campagne pubblicitarie, mi scrivi il copio e tutto, e poi dividiamo uh -huh. eh, con una certa percentuale i guadagni. Tutto bellissimo, però se tu non metti tutto per iscritto in modo certo. chiaro e ti basi sulla stetta di mano, ma addirittura magari con persone che conosci da anni, eh, Guardi, io le, le posso assicurare purtroppo, per esperienza personale, che eh, quando si inizia a guadagnare bene le persone mm. impazziscono, c'è l'ingordigia, c'è proprio il fatto di purtroppo letteralmente perdere la testa per i soldi. Quindi è fondamentale avere dei contratti chiari, certo. che come dice il, il mio amico Ottavio Alvarez, eh, i contratti vanno fatti quando si è ancora amici. Okay. Quello è molto molto importante. Quindi eh, un copywriter moderno dovrebbe fare proprio questo, dovrebbe uno tutelare il cliente ma anche tutelare la propria attività eh, perché su internet veramente anche nel mercato di oggi ci sono possibilità per guadagnare cifre importanti e quando certo. ci sono in, in ballo tanti soldi bisogna essere chiari, quindi Vabbè. avere una parte legale dei contratti fatta molto Blindata. bene e molto chiara. Perché se non lo facciamo prima, quando poi ci accorgiamo della necessità è troppo tardi. Sì, do, dopo è tardi perché, ripeto, purtroppo eh, diversi imprenditori, ma non solo in Italia, anche i miei colleghi all'estero mi hanno detto la stessa cosa, quando si iniziano a guadagnare certe cifre, poi ti cominciano a dire la classica frase: Eh ma no, ma ti, 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 ti sto pagando troppi soldi, no, aspetta, rivediamo eh, gli accordi, abbiamo detto 50 e 50, <ride> no, adesso ti do il 10 e mi tengono. Cioè cose situazione. assurde che accadono se non abbiamo un contratto. Invece se, se è tutto stato scritto prima, queste cose non, non possono accadere o comunque molto molto più difficile. Certo. E poi aggiungo un'ultima cosa, è fondamentale eh, anche proprio quando si lavora un imprenditore eh, mettere bene tutto per iscritto le cose che andremo a fare, perché altrimenti alcuni hanno la tendenza a chiedere sempre di più. Okay, quindi le, le, le faccio un esempio uno si mette d'accordo per scrivere eh, una lettera di vendita e 20 email eh, eh, promozionali, a un certo punto l'imprenditore dice, senti ma mi, mi scrivi anche post, eh, eh, no. 5 pubblicità per Facebook, 3 script per le YouTube ads, eccetera eccetera e uno dice, no, questo è un accordo a parte ah no, però dai, cioè, nascono problemi, invece più c'è chiarezza e, e più si fa business in modo chiaro, insomma in modo eh, profiguo un consiglio veramente d'oro per i nostri telespettatori. Eh, Già di Siena, lei porta in Italia nel marketing molte innovazioni dagli Stati Uniti, dove però a livello legale le cose sono diverse sotto molti aspetti. Come fa ad adattare queste novità nel nostro contesto con ciò che abbiamo appreso oggi? Beh, sicuramente l'aspetto legale è alla base, poiché appunto per quanto riguarda noi, ad esempio, importiamo alcuni corsi di formazione piuttosto che alcuni software che, però, hanno ovviamente dei server in Europa, perché è un elemento imprescindibile per poter poi divendere questi software in Europa sì. stessa. Ma quando si va appunto dall'altra parte dell'oceano le cose sono molto sicuramente meno complicate dell'Europa, però è pur vero che anche in quel caso una contrattualistica fatta a modo ci permette poi, uno, di rivendere quel tipo di training sul nostro mercato e due un po' di farci da garanti per i nostri utenti sul territorio europeo. No? Nel caso in cui io voglia rivendere un corso di formazione magari di un noto esperto di settore dall'altra parte dell'oceano posso farlo sicuramente ma non lanciando le mie vendite dall'altra parte dell'oceano ma importando quel flusso di acquisizione ai clienti okay. nel nostro territorio europeo quindi nel momento in cui io voglio rivendere un esperto di settore dall'altra parte dell'oceano mi rivolgo a professionisti come nel caso dell'avvocato Petrillo che appunto mi danno una mano a, a sistemare un po' quello che è la mia contrattualistica di vendita su utenti su Unione Europea nel caso in cui ovviamente io fossi un residente dall'altra parte dell'oceano, quindi un residente americano può tranquillamente vendere a utenti europei, ma ovviamente rispettando leggi dall'altra parte dell'oceano, che sicuramente sono eh. molto meno ferre delle nostre e che sicuramente lasciano più spazio agli imprenditori di fare sì. impresa, perché okay. l'uso dei dati stesso viene ancora visto come un vantaggio. Sleale, soprattutto mm -hmm. quando può essere scambiato, soprattutto quando può essere messo al servizio degli imprenditori. No? Ci sono tanti servizi in America che ad esempio danno la possibilità ad imprenditori che magari hanno business nel digital di acquistare delle liste mail sulle quali sì. fare marketing oppure di acquistare determinati fonti di traffico, cosa che per l'Europa è ancora un lontano miraggio ma che ovviamente... Noi tutti speriamo presto avvenga anche sul nostro, sul nostro territorio perché veramente è un vantaggio sleale per tutti gli imprenditori che oggi sì. vogliono lavorare con i dati e dai dati ovviamente vogliono trarne profitto. Soprattutto in un mercato globale. È Assolutamente un, sì. È il, oggi, il nostro mercato oggi è mondo, non è più eh, la bottega dall'altra parte della strada. No? E anche questo, secondo me, è un preconcetto che molti imprenditori dovrebbero sradicare dal proprio pensiero. Perché il loro mercato oggi è il mondo e non l'Italia, l'Europa o magari appunto persone che sono dall'altra parte della esatto, strada. Esatto. Avvocato Pedrillo, chiud chiudiamo con dei consigli pratici per chi ci segue da casa. Abbiamo parlato molto degli imprenditori, cosa devono fare. Eh, dalla parte di un acquirente, di un utente che vuole acquistare qualcosa, dei consigli rapidi su cosa andare a vedere, a controllare per essere tranquilli? Che non si stia per subire una truffa. Innanzitutto sicuramente fare una ricerca uh, online per capire se il venditore ha, ha avuto delle recensioni negative, quindi se è visto come uno scamo, quindi come un truffatore o meno. Poi andare appunto a leggere i termini e condizioni contrattuali, innanzitutto per vedere se ci sono, se la pagina non dà error, e quindi è una pagina che non esiste o comunque non sono stati introdotti. Andare a vedere all'interno delle privacy policy e vedere dove ha. In realtà questo già sta nel footer dove ha la società, dovrebbe eh, il footer avere le indicazioni legali eh, e quindi eh, in base a tutto ciò fare un'unione un di questa ricerca e capire se il gioco vale la candela, cioè se quello che mi propone è talmente eh, elevato in assenza del resto da mm -hmm. provare lo stesso, anche perché se eh, l'imprenditore ti vende un qualcosa da fuori Italia sì. e poi lì lo, lo devi andare sì. a prendere un paese estero, la, la giustizia. Il problema italiano qual è? Il problema italiano è la lentezza e la burocrazia eh, che la troviamo anche nella, nel diritto, anche nell'aula di giustizia. Eh, non, non lo uh, scopriamo oggi che i processi durano anni. In America, si parlava prima con, con Gio di Siena del mercato americano, in America il pomeriggio citi a giudizio l'imprenditore per il giorno successivo o viceversa l'imprenditore per il cliente. Qui è un qualcosa di impensabile, no, tutti quanti vediamo quei film americani dove arriva la citazione il pomeriggio, domani mattina ti devi presentare, presentare in udienza, qui è impensabile. E in America si è, molto più, vi è, molto più, è molto più presente il, il, il concetto di fiducia, è, è, è di essere un falso testimone è visto come è un qualcosa di esecrabile nella, nella comunità, qua praticamente eh, si, si, si acquistano certo. i falsi testimoni, <ride> parliamo di realtà completamente opposte. C'è certo. un vecchio adagio che diceva: Se è di lealtà, che va in cerca, comprati un, un cane, uno spani, no? un coche. Ed è per questo che io dico: i contratti servono in fase di guerra, non in fase di pace. Tu lo prepari in fase di pace, poi ti, verranno, ti serviranno in fase di guerra, ma in fase di guerra, quindi quando c'è qualcosa che non va, e poi ti rimpiangerà di non averlo fatto perché appunto non, hai, non sei stato intelligente, chiarissimo. Io ringrazio i miei ospiti, l'avvocato Oreste Maria Petrillo, a voi. Gio Di Siena a voi. e Matteo Santironi. Capitol finisce qui e auguro una buona serata a tutti.